Hey là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Xenoblade Chronicles X. La scorsa volta abbiamo combattuto per difendere Los Angeles dall'invasione dei ganglion, dei nemici comunque, adesso non lo so chi fossero, c'era un sacco di gente. Abbiamo fatto appunto il capitolo 8, per cui in questa parte volevo iniziare il capitolo 9. Adesso so che non è possibile iniziare il capitolo 9, ma volevo almeno fare i prerequisiti per il capitolo 9. Chi sono? Uno è quello di installare la sonda dati all'ingresso di Silvalum, che dovrebbe essere la quarta zona, credo, la quarta area. E un'altra è completare la missione d'intesa. Ok, come al solito. Ora, se riuscissi a trovare anche già subito la missione d'intesa, sarebbe fantastico. Anzi, se questa missione ci chiedesse di andare a Silvalum, sarebbe fantastico, perché dobbiamo installare una sonda noi laggiù. Quindi facciamo due piccioni con una fava. Il problema è trovarla, sta roba. Ho fatto un bel po' di missioni in questi giorni. Questi giorni, vabbè, gli ultimi 2 giorni. Ho fatto un bel po' di missioni. Dovrei aver quasi completato, dico quasi perché poi ci sono delle missioni che sono veramente toste, come quella di abbattere dei cosi, come si chiamano, dei millesauri, cioè quei dinosauri enormi, no? Avete presente quelli a primordia? Ecco, devo ucciderne due. È un po' complicata quella. Anche con 360 penso sia difficile. Per cui aspetterò che cresca di livello. Ah, tra l'altro mi avete detto che quelli col nome blu si potrebbero tipo reclutare. E infatti sì. Non lo farò perché sennò mi, teoricamente mi, cos'è che ha fatto? Vabbè, ho fatto qualcosa. Comunque non lo recluto perché mi serve spazio, dato che probabilmente poi non potrò più accettare la missione se viene lui con noi. E niente, adesso mi vado a cercare dove è che sta sta missione. A posto, è davanti alla Torre Blade a quanto pare. Non potevo saperlo, cioè giustamente il discorso è sempre quello. Io come faccio a sapere dove cacchio sta una missione se non mi dite neanche come raggiungerla? Cioè alla fine non ho un qualcosa per raggiungerla. E questa? Azione di spionaggio, ok. Posso farla, vero? Sì. Destinazione principale Oblivio, ok. Quindi a posto perché abbiamo anche tutte le sonde installate là. Quasi tutte almeno, però la maggior parte sono installate e ci possiamo spostare bene. Ah, tra l'altro c'ho le ricompense disponibili ancora. Scusa. Non lo so. If it's an official mission, shouldn't we take it through the normal channels? Che poi chissà, perché ci sono, ok, 12 capitoli, però ci sono tipo 20 e passa, 30, non so quante sono. Missioni intesa? Perché solo alcune ve le fanno vedere? È strano. Cioè non c'è neanche un ordine per dire da seguire. Ah sì, Gerford. Sì. In a few days, we'll be hitting it with a surprise offensive. Of course. Every blade on the force is participating. We've Cioè, got ok, our noi attack siamo stati strategy. attaccati Around the qualche idea of giorno moving fa e fast abbiamo enough tutte to le get to forze us. per andare ad attaccare noi, We'll va be employing bene. mostly long range fighting tactics at this Ok. point. That would be the sensible choice. Ragionevolissimo. No, Yes, non stiamo I fermi agree. a recuperare un If po' it's di roba. A melting into parte che non so something neanche important. come è successo, cioè come ha fatto a ricostruire tutta una città. Che tipo di informazioni? Data on Diamogli present una mano, va. state of the ganglion. Non so come ha fatto a ricostruire una città in At the così poco moment we know tempo, perché era next to in nothing fiamme about quella their roba. Adesso è situation. tutto a posto. Non è Don't successo you know if niente. it's possible to L'unica negotiate cosa with che è Nod? successa è che ci è sparito il More Mech. information La before città è you a posto. effectively formulate future plans. All right, you've made your ideas clear. What do you want us to do? Dobbiamo Infiltrate infiltrarci. the fortress before we Fatti. strike. Gather whatever intel you can and return here with it. Ah. Is that even possible? Sì, che è Any answer fattibile. I give will be idle speculation. But I do believe this mission is of the utmost importance. And I also believe that your team has the best chance of getting it Ossia, ma done. quindi noi siamo finiti So nella you decided squadra to comunque ask us face to face? That's più quite the honor. richiesta. Anche se siamo That's scarsi, sarcasm. non so cosa, però siamo la più Take it as you richiesta. will, sir.
Ma perché devi far così? Infatti, cioè, che cacchio vuol dire? Perdi il lavoro così? Manderò i custodi. I bidelli. Ah, convinto molto difficilmente, vedi. Sì, fai la tragica, tanto rimani là. Che te ne frega? Al massimo ci potrebbe mandare... Ce l'ha chiesto a noi perché fa parte del nemico e allora ci vuole mandare là per farci uccidere. Ma tanto poi sia noi che sopravviviamo, cioè non è che... Ci potrebbe essere un'altra trappola. Dai. Sarà una missione facilissima invece. Ve lo dico io, tranquilli. Anche perché sono aumentati di livello. Siamo aumentati di livello. Dovremmo essere tipo io 36, Lin 34 e forse lei 32. Adesso non mi ricordo bene cosa devo fare. Ritorna alla caserma Blade e preparati. Ok, che cosa vuol dire devo prepararmi? Ah, ma io posso teletrasportarmi direttamente dentro la caserma. Ah, non lo sapevo. Ho cliccato adesso a caso perché c'era, ho letto caserma Blade da qualche parte e ci ho cliccato e sono entrato. Va bene? No, no, va benissimo. No, è tranquillo, è casa tua. Che poi, scusa, è vero? Cioè, noi siamo sempre noi qua. Però è la caserma Blade. Cioè, là c'è Fragolino parcheggiato da qualche parte. Poi ci siamo noi. Siamo sempre noi. Dove sono gli altri? Cioè, come facciamo a vivere tutti dentro sta roba? Ci sono le stanze di tipo i piani di sopra? È strano, come... non lo so. Sì, è più tipo una specie di dormitorio, no? Dove c'è una cucina in comune, magari qualche bagno in comune. Non lo so, mi sembra strano. Anche perché siamo sempre solo noi. E qualche immigrato che ogni tanto entra qua dentro, tipo in Open. Infiltrati a Oblivio e ottieni informazioni. Ok, allora io dovrei avere già la sonda. Perfetto. Perfetto, sono già là. C'ho il teletrasporto proprio sul pallino. Lì entriamo. Teoricamente l'avevo anche già vista. Cioè ci sono passato. Ah, ok, aspetta, sono al 54 questi. Io ci ero già passato qua. Perché appunto quando vado ad installare sonde io non guardo in faccia a nessuno. Anche se ci sono i mostri al 6000, io vado a installare le sonde. Ok, questa è la mia missione. Dove devo andare? Ah, là. Là c'è il pallino. Piano piano. Arriviamo. Oh, oh, ok, 56. No, scusa. Oh, cacchio, ce n'è un altro. Ok. La missione parte bene. Devo capire bene dove sta sto posto. Cioè sta... è quello là sopra. Ma calcolando che non possiamo combattere i nemici. Proprio è escluso. Non possiamo batterli. Non possiamo neanche difenderci per niente. Cioè neanche un colpo. Siamo già per terra. Potrei usare la seguipalla volendo. Oppure potrei andare con calma. Perché c'è il passaggio vuoto? Non ha senso. Cioè c'è il passaggio principale che non ha guardie. Perché? Permesso. Cioè il passaggio principale, la via principale che ti porta dentro, non ha guardie, tutto intorno è pieno. Ok. Vabbè, è pure un hacker questa. Tutto fare. Sa far tutto, c'ha solo 13 anni. Pensa a 20 anni, cosa si fa questa? Portiamocelo via. Oh, salve. No, non so se hai capito che fuori c'era gente al 52.
Com'è il 30? Cosa vi hanno fatto a voi di male? Ok, allora gli altri sono già morti. Perfetto, grazie per l'aiuto come al solito. Per aiutarmi, eh? No, no, tranquilli. Io uno l'ho ucciso. Allora, c'è caso che io debba fare un qualche cambio allora, eh? Allora, non ho cambiato di molto le cose, anche perché ho notato che solo Elma forse ha l'abilità di fare più danni ai nemici umanoidi. Non mi ricordo se è Elma o Lin. Comunque solo uno di loro due. Tra l'altro sto ancora cercando di capire cosa vuol dire a fare un'aura. C'è scritto in ogni... Cioè in ogni... In qualche cosa c'è scritto... Il potere aumenta quando è attiva un'aura. O anche loro comunque ogni tanto dicono attiva un'aura. Cosa vuol dire? No, vedete, cioè mi ammazzano. Il problema è Lin. Lin le prende troppo. No, 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 stavolta non le... No, no, no. Ok, ok, stavolta ce la facciamo, dai. Siamo 3 contro 1. Sì, diciamo che per la vittoria di questa cosa o conosci bene già le missioni, i nemici comunque delle missioni, e ti sai adeguare con le abilità. Perché appunto io gli ho cambiato l'abilità e come vedete adesso stiamo praticamente devastando tutti. Cioè diventa facile quando avete le abilità giuste, che comunque cambiate le abilità. Il problema delle abilità è che voi non avete i punti per fare l'abilità. Cioè se ne guadagnano pochi. E ok. Ah, è finita così. Fai rapporto al generale. Cioè la missione è finita così. Teoricamente. Che in realtà ci sta. Cioè, giusto così. Ah, devo salire anche? Wow. Mi sa che è la prima volta che saliamo dentro la torre. Cioè, io che clicco per salire. Poi se ci salgono da soli è un altro conto. Sì, siamo sempre qua da lui. Ok. Ma piace di più ricompensa. Che cosa? I 13.000 crediti? Aspetta. Oh mio Dio. No, aspetta. Vabbè, dopo. Ah, ok. Non è finita. Ma dobbiamo fare qualche altro giro. Ok. Quindi dobbiamo andare da un manon a farci decifrare quella cosa. Non è che va da solo, vero? No. Trova Pfeffen. So già dove sei, è inutile che mi dici trova. Lo so dov'è. Cioè trova, puoi dirlo a chi non ha... Puoi dirlo a chi non ha il pad. Eccola Pfeffen. Uè, ma chi è sta qua? Chi l'ha mai vista? Io non me li ricordo mica i manon, cioè pieno. Sono tutti uguali, poi c'ha tutti la stessa voce. Boh. Ah. When you're finished, deliver the results straight to the director general's office, okay? Non è che abbiamo salvato chi? Chi delle tante? Fai rapporto, ma allora fai avanti e indietro, capito? Potete farlo anche da soli, tanto io mi teletrasporto. Non è che c'è. Cioè, un conto se mi capita qualcosa in mezzo. Non basta farmi fare avanti e indietro. Oscia, cos'è che era? Ho letto capitolo. Ah no, non ho iniziato il capitolo 9. Era una persona a caso, forse col 5. Perché avevo letto 3 su 5. Ho detto cosa? 5 pezzi ci sono? Ma l'ho finito. Oh, grazie. Dacci i soldi adesso. E Philippe. Anche per forza. Cioè 20% ancora. Non capisco. Cioè l'altra volta è passato mezza giornata. È passata 30 a 20. Adesso sono passati 6 giorni da 20 a 20. Vabbè. No, that's one thing he's truly serious about. You know, I heard something the other day. Did you know about his son? The soldier? Chi? No, is he a blade? He never left Earth. Apparently because of the director general. Cosa? He sent his son on a mission just before the white whale took off. Esprimi sconcerto per la sua spietatezza. Chiediti a voce alta perché avrebbe fatto una cosa simile. Vai. Vabbè, ci hai provato.
Ok, ma perché? Perché l'ha lasciato sulla. Cioè. Ok, magari allora non lo sapeva. Cioè, non si sapeva di questo incontro. Ok, l'abbiamo fatto comunque. Di questo incontro con i ganglion nello spazio. Perché se no l'avrebbe portato con sé. È inutile lasciare uno sulla terra sapendo che è morto, cioè morirà. La mia domanda è semplice. Perché io adesso la stavo facendo facile, no? Allora facciamo la cosa, poi andiamo a Silvanum a mettere una cosa. E il problema è un altro. Il problema è che Silvanum è un'isola. Come cacchio ci arrivo io? Vado là a Primordia, sulla punta di Primordia, e magari c'è un traghetto, che cacchio ne so. Io devo andare a mettere una sonda in un posto dove non arrivo. Forse posso prendere il mio fragolino e con lui viaggiare. Giusto, fragolino? Te sei con me, vero? Ti porto in un bel posto adesso. Andiamo insieme. Facciamo un bel viaggetto. Acque di Primordia. Ok. Che nemici al 35 non sono un problema teoricamente. Però sono un problema perché non mi fanno vedere la mappa. Pro macellaio, ma vedi che c'hanno i lavori anche loro. Oh, cosa fa? Fragolino? Fragolino, che stai a fare? Via, devi andare, dai. Ok, sto viaggiando. Ah, ok, oddio, ma sto arrivando. Ok. Ah, non pensavo ci fosse tutto il tragitto nell'acqua. Eccoci, Silvanum. Ah, bene. È stato più facile del previsto. Pensavo che ci fosse appunto tutto un oceano, invece c'è. C'è il coso, dai, c'è un posto. Cioè, ci sono delle isolotte in cui passare. Abbiamo già dei ritrovamenti. Ho già visto che c'è un Tyrant. Ah, degli Equus sono. Blaudolci il Calcedonio. Ah, Calcedonia, sì, era. Conosco. Lo uso anch'io. Ma comunque vedo che abbiamo anche già dei possibili obiettivi sbloccati. Probabilmente parlando con le persone mi ha sbloccato qualcosa di Silvanum. Così a caso. È bellissimo sto posto. Porca vacca, sei bello. Mi piace. Stai calmo, Ah, gli una fulge sono. Mi piacciono un sacco ste palle verdi. Tutte illuminate. Questo è un nemico. Tenxicula. No? No. Vabbè. E no, niente, io ho messo la sonda. Volendo. Cioè, teoricamente io sono a posto. Giusto? Potrei fare il mio coso. Observe Tellurio. Madonna, è fantastico. Senti la musica. Senti gli oggetti nuovi. Oh mio Dio, guardali. Questi sono tutti nuovi. Che bello, mi piace un sacco quando esplori un territorio nuovo per la prima volta. Oh mio Dio. Bellissimo. Bellissimo. Mi piace un sacco. Mi piace veramente tanto. Che cos'è sto coso? No, lo sapevo io che era un nemico. Orca vacca. Ma perché non me ne sto buono? Perché non me ne sto buono? Maledizione. Mi sembrava tipo un giacimento. Ah, attivo. A lì. L'ho fatto. L'ho fatto. Cioè, mi sembrava un. Come si chiama? Un ritrovamento. Forse non è un ritrovamento. Forse me ne devo stare buono, vero? Forse sì. Anche perché se ci ammazza. Che palle. No, vabbè, dai, possiamo tornare poi là.
a casa. Queste sono le mortifere. Sacrifole. Addirittura. C'hanno un altro nome anche. Guardalo la schifoso. Volevi uccidermi, eh? Eh? Guarda che faccia. Ah, niente, io sto già esplorando un po', ma non... Cioè, la mia missione sarebbe finita. Teoricamente. Dai, che cacchio. Tersqual. Tersqual, non rompere, dai. Bravo, picchia lei. Non calcolarmi. Ma là? Ok, mi ha picchiato a me. Che stavo guardando questi? Questi sono Tyrant. Ma cos'è, una squadra di calcio? Cos'è, un allenatore di qualche cosa di calcio? Va bene, comunque abbiamo un sacco di roba anche qua da fare adesso. E molto probabilmente inizieremo sì il capitolo 9 la prossima volta. Però io voglio cercare di finire il prima possibile la maggior parte di missioni di Primordia e varie. In realtà adesso sto cercando di finire Primordia e Noctilum, poi passerò ad Oblivia e infine appunto Silvalum, anche perché se non ricordo male dovrei avere una missione che è esattamente questa, che tra l'altro è una missione secondaria quindi non mi interessa neanche, però sono due antenne rosse di Talus a Oblivia e due grappoli elementali dagli Oxerv, qua Silvalum. Gli Oxerv li abbiamo anche visti. In ogni caso, anzi, fatemi vedere più che altro se l'ho fatta o no sta missione. E adesso sono buoni tutti, metti una sonda all'ingresso. Ma dove la vuoi sta sonda? Ok, posso farla. Posso farla volendo. Il che è una cosa molto positiva. Perché appunto alla prossima parte possiamo iniziare il capitolo 9. In ogni caso, io ragazzi termino quell'episodio. Ci vediamo prossima parte con il capitolo 9 e probabilmente ci farà entrare anche Silvalum, quindi un po' di esplorazione a Silvalum. Io come al solito adesso mi andrò a fare un po' di missioncine qua e là, Primordia, Noctilum, Oblivia, quello che capita. E vedo se andare a installare qualche sonda là a Silvalum appunto, così poi la prossima volta ci muoviamo meglio. In ogni caso vi saluto, ci vediamo alla prossima parte Xenoblade Chronicles X. Qui da Ranulf è tutto. Ciao a tutti.